Sta suonando il telefono. Non che importa, chiunque sia non la smetterà. Sì. E nemmeno io. Un momento, ecco. Avanti, rispondi. Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa. Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda. Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo? Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino? Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito. Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba. Siedi qui, bello. Tu sei proprio un cowboy? Oh, sì, certo che lo sono. Allora dov'è la pistola? Vuoi mettere via quell'affare? Jean-Louis. Salve, signora Lambert. È lui chi l'ha invitato. Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio? Devo telefonare subito a Silvio. E invece dovrà aspettare, signora Lambert. Ma è sua madre. Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda. E non stiamo scherzando, signora Lambert. Vogliamo il denaro e di corsa. Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert. E allora chi ce l'ha? Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu. Io? O tu? Oh. O lui? Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Ma senti che bella idea. È diventato pazzo. State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé. Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano. Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa. Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie. Frugheremo le loro stanze. Va benissimo per noi. Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo. E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze. No, la mia no. Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave. Dammela qua. La mia stanza è aperta. Ehi, un momento, fuori. Ora voi due fate come se foste a casa vostra. Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti? Per Scobie, è l'unico che si è opposto. D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro. Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro. Coraggio. Tex. La roba di Charlie. Sembra anche a me. Dovremmo chiamare Herman? Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo? E se ci fosse? Perché disturbarlo? Sei sicuro che non manchi nulla? No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco. Non c'è un corno che valga 250.000 dollari? No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo. Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato? Come sarebbe? Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no? Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi. Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi. È naturale. E questo vale anche per Herman. È naturale. È naturale. Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti? Lo seppellirai in giardino. Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino. Oh, nemmeno io. Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti? Lassù. Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma
Ma qui c'è qualcosa, è pesante. Trovato! Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh? Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato! Lo hai trovato? No. Come sarebbe no? Il bambino stava urlando. È lassù! Credetemi, non c'è niente lassù. Ah, sì. Guarda, la ruota di scorta di Herman. E lui dov'è? Deve essere in camera mia. Porta il bambino nel corridoio. Chi può aver fatto una porcata di questo genere? Vorrei saperlo anch'io. Non è la mia stanza. La mia neanche. È una cosa che non farà piacere alla polizia. Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male. Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca. Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due? Dyle. Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo? No, non lo sapevo. In America noi lo facciamo sempre. Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero. No!